Siamo sempre qui nella parrocchia di Crocesanta, la parrocchia di Don Felice Canelli, il venerabile servo di Dio dallo scorso anno. Noi come televisione abbiamo seguito l'evento che si è svolto qui nella cattedrale di San Severo della lettura del decreto di venerabilità che venne fatto proprio alla presenza del cardinale Marcello Semeraro, attuale prefetto della Congregazione dei Santi. Una parrocchia, dicevo, che sa ancora, in questa parrocchia si respira tutta la passione per il Vangelo, per l'annuncio del Vangelo, tutta la passione per i poveri e gli ultimi, di cui Don Felice è stato veramente apostolo e testimone. Ma vogliamo, come abbiamo già detto, vogliamo proporre e riflettere sul suo essere sacerdote, su come lui ha vissuto il suo ministero, su cosa pensava del suo ministero. In vita era il punto di riferimento per tanti sacerdoti di questa diocesi, ma anche di altre diocesi. Il vescovo gli mandava e gli affidava soprattutto i sacerdoti giovani. E oggi è importante ascoltare e vedere i sacerdoti che hanno una certa esperienza umana e pastorale. E allora iniziamo a scavare un po' l'animo di questo santo sacerdote e prendiamo una piccola riflessione dal suo diario. Nel 1976, quindi un anno prima della sua morte, avvenuta nel 1977 a 97 anni, Don Felice scriveva: «Rifletto. Per sola grazia di Dio ho vissuto e cerco di vivere il mio sacerdozio. Immerso nella esperienza multiforme, tumultuante della società, non soltanto nel campo puramente religioso o anche in quello scolastico o nel seminario, nelle scuole serali, le lezioni integrative, il cinema, il canto, l'assistenza sociale, le acri, i braccianti, oppure anche nel campo politico, la scuola materna, il Partito Popolare Italiano, la Democrazia Cristiana, assistenza a sbandati, perseguitati politici, famiglie dei combattenti, assistenza vincenziana femminile e maschile, missioni, vocazioni sacerdotali, religiose, seminario, istituzioni collaterali, lotte, tribunale, stampa, e tutto in disciplina di obbedienza all'autorità ecclesiastica e in collaborazione con responsabili sacerdoti e laici. Tutto questo elenco non è mica un autogloriarsi di Don Felice, che a un anno circa della sua morte fa una sorta di bilancio. Ho vissuto tutto questo solo per grazia di Dio e cerco di vivere il mio sacerdozio immerso appunto nell'esperienza in cui un sacerdote deve vivere il suo ministero e che non è solo l'ambito strettamente religioso, ma ovunque c'è l'uomo, lì deve esserci la presenza del sacerdote. Quindi nel campo sociale, nel campo politico, qui intendiamo l'impegno per la città più che l'adesione ad un partito. Nel campo dei lavoratori, nel campo scolastico, quindi della formazione e quindi anche nel campo della fede. E lui dice di aver vissuto tutto questo in ossequio all'obbedienza dei superiori. Ma c'è un'altra caratteristica che deve accompagnare e che ha accompagnato prima il ministero di Don Felice Canelli e che deve accompagnare il ministero di tutti i sacerdoti e di tutti i ministri ordinati. E tutto questo, scrive ancora Don Felice Canelli, con quale spirito di umiltà? San Paolo, nihil sum. È tutto spogliandoti di te stesso, rinunzi a te stesso e confidando solo in Cristo, sed omnia possum in eo,
qui me confortat. Quale ripresa? L'umiltà, la negazione di se stessi, il consumarsi per gli altri è la vera vocazione di un sacerdote. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.